Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con Clara dall'Australia, la nostra Ciao, ospite speciale. E oggi facciamo un video nella quale vi insegniamo a pronunciare alcune parole in inglese correttamente. In particolare, pochi giorni fa leggevo un articolo di giornale di una ragazza in Spagna, stava facendo bungee jumping e il ragazzo spagnolo ha pronunciato in inglese incorrettamente una parola. Ragazza olandese ha capito now jump invece di no jump e questo le è costato la vita. Per questo motivo oggi vi insegneremo a pronunciare quindi delle parole in inglese correttamente. La prima parola di oggi è water. E che tra l'altro in americano e in australiano si pronuncia in maniera un pochino diversa, quindi sentiamo subito come si pronuncia in australiano. water. Now I'll tell you a really funny story about the word water. My grandma was flying to Australia from Italy and she could not speak any English whatsoever. And I taught her the word water to say to ask for water on the airplane. So she calls the flight attendant and she says, "Can I have some? Beh, posso avere un po' di water?" Però, with her accent, it sounded like vodka. How? Now, I don't know how, say water. Ok, quindi come avete sentito, la storia è stata che sua nonna, comunque non parlando nessuna parola di inglese e essendo sull'aereo per andare in Australia a trovare lei e sua sorella, ha pronunciato incorrettamente la parola water e quindi acqua e ha chiesto invece il flight attendant, quindi la persona che l'ha servita, ha capito vodka, per cui le hanno portato la vodka. Quindi come vedete ci sono vari aneddoti di persone che pronunciano incorrettamente delle parole e hanno un risultato completamente diverso da quello sperato. Quindi adesso vediamo altre parole insieme da pronunciare correttamente, vi insegneremo a pronunciarle correttamente. La seconda parola che vi insegniamo a pronunciare oggi è fruit, quindi la parola frutta, quindi non si pronuncia fruit, cosa che ho sentito pronunciare incorrettamente moltissime volte, ma si pronuncia Fruit. fruit. Quindi facciamo anche un esempio con questa parola. Ok, My favorite fruit is pomegranate. grazie a questa parola, pomegranate, vi posso raccontare una storia molto divertente che è successa a me quando stavo in Inghilterra. Non sapevo anch'io pronunciare questa parola e un giorno ho detto ad una mia amica scozzese che uno dei miei frutti preferiti era pomegranate. E lei si è messa a ridere e non capiva che frutto fosse. Mi diceva, oh, ma che frutto strano, io non lo conosco. Dopodiché le ho scritto come si, le ho fatto vedere come si scriveva. Fa, ah, pomegranate. Quindi ecco, figuraccia anche in quel caso. Quindi come vedete, saper pronunciare le parole è molto importante. Ok, quindi passiamo alla prossima parola. La terza parola di oggi è una delle mie parole in assoluto preferita perché è uno dei miei cibi preferiti ed è chocolate, quindi la cioccolata. Quindi come si pronuncia? Chocolate. Chocolate. Non è chocolate, no? È Chocolate. chocolate. Ok? Quindi my favorite food is chocolate. Chocolate. Ok. La quarta parola di oggi che vedremo insieme è vegetables, quindi verdura. E l'ho anche questa sentita pronunciata in maniera scorretta, quindi vegetables e tutte queste cose qui. No, si pronuncia. Vegetables. Ok, Clara ci farà anche un An esempio. example, I really like vegetables, I like eggplants. Ok. La quinta e la sesta parola di oggi sono related, quindi si relazionano e sono simili. E vengo, adesso vi spieghiamo anche dove utilizzare una e dove utilizzare l'altra. Queste due sono le parole crisps e chips. E in particolare, prima sentiamo come si pronunciano correttamente e soprattutto poi vi spiego come vengono utilizzate. Quindi, Chips and crisps. ok. So in Australia, chips refers to everything, including French fries, potato
potato chips in the packet, everything is chips. Ok, quindi come avete capito in Australia si pronuncia chips per tutto quanto, fredde, calde, quelle nel pacchetto, eccetera, eccetera. Invece solitamente in UK, quindi in Inghilterra, la parola crisps è per, solamente per le patatine inconfezionate, quindi quelle nel pacchetto, mentre la parola chips per quelle sciolte. In America invece si usa la parola french fries per le patatine fritte. Oh, and also we do not use the word crisps in Australia. Okay, it's quindi in Australia non si usa la parola crisps, solo ed esclusivamente chips. La settima parola di oggi è questa qui e si pronuncia shoulder. Shoulder. Ok, quindi example, my shoulder hurts really badly. Un'altra parola che vi insegneremo a pronunciare oggi è questa parola qui. Dovrete impararla assolutamente perché in Inghilterra perlomeno si viene consumato moltissimo salmone, per cui è una delle parole che vedrete che vi verranno sicuramente in mente da dover magari richiedere dove si trova o qualsiasi altra cosa, e soprattutto l'ho sentito pronunciare in maniera incorretta. Ho sentito pronunciare spesso la parola salmon e non è salmon ma è salmon. 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 Quindi la L scompare. Due parole che vi insegniamo a pronunciare oggi sono queste due qui, e sono due parole molto importanti ovviamente, perché le troverete in qualsiasi lettera di lavoro, qualsiasi cosa dovrete inviare, soprattutto nel lavoro saranno due parole che utilizzerete molto, e pronunciarle in maniera corretta è molto importante. Quindi vediamo un po' come si pronunciano. Answer and question. Ok, quindi answer and question, quindi non answer, non answer e non question, ma answer and question. Ok, bene, per oggi è tutto. Spero vi possa essere stato utile questo video, di aver imparato qualcosa di nuovo, come pronunciare le parole in maniera corretta. Mi raccomando, cercate di ricordarvi come pronunciarle, perché altrimenti potrebbero esserci delle incomprensioni oppure anche delle figuracce a volte, come è successo a me con la parola pomegranate, come vi abbiamo spiegato prima. Quindi niente, un saluto da noi e alla prossima. Ciao! Bye! Bye!